Ok, eccoci qua con un nuovo video. Siamo con un Dyson V10 a cui dobbiamo sostituire l'interruttore che si è ovviamente disintegrato e non funziona più. Per fare ciò bisognerà smontare praticamente mezzo aspirapolvere, lo facciamo insieme. Allora, la prima cosa da fare è rimuovere le viti delle batterie. Allora, cacciaviti. Qui sotto abbiamo due viti che tengono duro le batterie qua sotto. Prendo il mio vassoietto magnetico per le batterie così non le perdo. E poi c'è un'ulteriore vite qui sul manico. Se non l'avete già visto nel canale, ho fatto anche un video in cui faccio vedere come sostituire il pacco batterie del V8. Ovviamente questa è una procedura completamente diversa. A questo punto il pacco batterie viene via e quello che noi andremo a sostituire sarà quello che praticamente andrà a premere questo pulsantino qui sulle batterie, perché il grilletto praticamente non fa altro che premere qua e si è praticamente disintegrato. Ok, fatto questo, adesso dobbiamo rimuovere le viti che sorreggono il serbatoio. Ne abbiamo due qua e poi ne abbiamo qui dentro su la parte dietro retrostante al filtro. Le viti fortunatamente sono tutte uguali. E voilà, e adesso andiamo a togliere invece due viti che sono presenti qui sotto, vicino al manico. Una. E una volta rimosse tutte le viti, questo è il pezzo che viene via. Lo metteremo da parte e noi lavoreremo solo su questo qui. Allora, c'è un po' di polvere, vediamo se riesco a dargli una pulita. Poi prima di rimontarlo vado a dargli anche una bella pulita col compressore, così sarà tutto splendente. Ora dobbiamo rimuovere queste due viti qui, che però se notate sono viti Torx. Non sono più viti Philips, perciò questo non sarà sufficiente. Visto che ho ordinato il ricambio del tasto e dentro il ricambio del tasto c'era anche, questo è quello che andiamo a cambiare, c'è anche questo kit di cacciaviti, proviamo a usarlo, vediamo se è comodo e serve all'uopo, serve allo scopo. Controlliamo se è giusta. Ok, sì. Questo ovviamente è double face, perciò glielo mettiamo. Perfetto, direi. Anche un ottimo grip. Queste due viti appunto saranno completamente diverse dalle altre di prima, perché appunto sono stessa lunghezza ma hanno l'inserto, quello abbiamo detto, a Torx. Allora, andiamo una pulita qua. Giusto perché sono anche abbastanza allergico alla polvere. Devo rimuovere prima la calotta perché qui c'è il cavetto che devo sganciare. Allora. Ok. Sto il coperchietto. Ok. Sganciamo il coperchietto e poi abbiamo questo connettorino qui che va rimosso. Semplicemente sganciandolo. E poi dobbiamo rimuovere sempre con il cacciavite, quello che è in dotazione, queste due vitine qui. Queste sono le uniche due viti differenti. Sono in misura appunto più piccola. Una è qua, l'altra. Adesso ci aiuteremo con una pinza, che
che io qui ho già prontamente recuperato, e piegheremo questi due connettori, queste due lamelle sono piegate a 90 gradi, ok. Questo ci faciliterà l'uscita del motore. Avremo separato perciò la parte motore con il connettore frontale, e questo invece è il tastino. Dopo qua gli diamo una bella spruzzata, perché se vedete è tutto pieno di polvere. Ok, adesso che siamo arrivati a questo punto, dobbiamo rimuovere queste altre due vitine che sono qua sotto, una qua e una qua, coperte da una montagna di polvere. Queste qui sono un po' difficili da raggiungere perché sono messe in una posizione decisamente difficile da raggiungere. Allora, prima di fare quello, togliamo anche una vitina che è qua dentro, sulla parte più esterna. Vediamo se con questo cacciavite ci arriviamo. Si vede a fatica. Qui facciamo veramente fatica ad arrivare a questo, a questa vitina che c'è qui all'interno. Veramente difficile da prendere e da vedere. Mannaggia. Allora, per riuscire ad arrivare a questa vita in fondo ho dovuto usare un accrocchio del genere, perché l'inserto che era in dotazione purtroppo non era sufficientemente lungo per arrivare sulla vite, questa vite malefica che è qua sotto, perché l'inserto è troppo corto e non ce la fa ad arrivare fino in fondo. Con questo, che è una specie di cacciavite snodato, sono riuscito a agganciarlo e poi a prolungarmi. Tanto questo mi servirà anche per essere più comodo nell'andare a svitare, mettendo il suo inserto, queste brugolette che sono qua sotto, perché sono in una posizione veramente infima. Tra l'altro nel frattempo sono andato giù in garage e gli ho dato una bella passata con il compressore. Vedete, questo è molto più semplice da inserire, e anche volendo a mani libere c'è la possibilità di rimuovere le due vitine piccoline che sono sotto. Giusto per non mischiare, le metto qui da parte. Stessa cosa facciamo per la vicina qua. Lo faccio prima con l'inserto, lo inserisco e lo giro a mano. Questo è l'insertino piccolino di questo set di cacciaviti, semmai vi lascio il link in descrizione. Ok, a questo punto questo che era la copertura dovrebbe venire via, dovrebbe essere solo incastrata. Esatto. Ok. No, un'ulteriore radicata con le mani. E voilà. Voilà. Adesso abbiamo libero il connettore e da sotto ci agganciamo uno di questi e gentilmente tiriamo. Si può premere e voilà, l'abbiamo estratto. Questo è il nostro problema, vedete, si è rotto l'interruttore, il pulsante, il trigger semplicemente si è spezzato. Abbiamo dovuto smontare tutto. Ok, nuovo pezzo. A questo punto vi consiglio anche di prendere qualcosa
che costi meno rispetto a quello che ho preso io, perché il cacciavitino che c'è in dotazione funziona fino a un certo punto. Allora, agganciamo prima la parte sotto, poi la parte sopra e rimettiamo la vite. Ecco, tutto questo fastidio solo per inserire l'interruttore. Ecco qua. C'è la batteria, una volta che sarà di nuovo reinstallata in questa maniera, il pulsante sarà quello che verrà attivato, perché questo spingerà verso l'alto e quando io premo questo. Semplicemente è meccanica la cosa. Ok, diamo una pulita veloce e possiamo riassemblare il tutto. Ok, lo reinstalliamo stando accorti di inserire tutto dentro correttamente. Il più grosso è il filetto. Ok, eccolo qua, perfetto. Abbiamo rincastrato quasi fin sopra. Come vedete adesso, una volta inserito, comunque il grilletto rimane schiacciato, perché come dicevo prima, appunto, questo sarà operativo nel momento in cui avremo messo la batteria dentro. Ok, rimettiamo anche il coperchietto. Andare proprio più easy, questi li appiattiamo. Rimettiamo le vitine. E voilà, connettore inserito. A questo punto rimettiamo giù anche la vitina. E voilà. Stretto e inserito. Rimettiamo il motore. Ok. Il solito connettorino che dovremmo ripiazzare qua. Ripieghiamo le alette. E rimettiamo le due vitine piccoline. Non prima di avergli dato una pulitina. Vado a dare anche una bella pulita a questo. Bene, gli ho dato una bella pulita, una bella sgrassata col compressore. Possiamo rimontarlo. Messo anche un po' di detergente per contatti, visto la polvere. Infatti la sento dentro perfetto.
approfittato anche per dare una bella soffiata al filtro. Questi sono comunque filtri intercambiabili che ogni tanto vanno sostituiti. Ok, prova del 9. Benissimo. E per questo video è veramente tutto. Io vi chiedo come sempre di lasciare un like se vi è piaciuto, se l'avete trovato utile. Vi lascio il link per l'acquisto del pulsante di ricambio, quello con e senza l'eventuale cacciavitino con la punta con la Torx, sia per quanto riguarda l'acquisto su AliExpress che su Amazon. Se avete domande inerenti a questa sostituzione del pulsante o eventualmente altre riguardanti la Dyson, nel limite del mio possibile io ovviamente vi risponderò, basterà lasciare la domanda sotto nella sezione commenti. Se non siete ancora iscritti al canale, fate l'iscrizione, per voi gratuita, a me aiuterà a crescere e potrò portarvi perciò altri contenuti. Attivate anche la campanella così sarete automaticamente avvisati ogni qualvolta sarà disponibile un nuovo video nel mio canale. Un saluto a Giovanni e ci vediamo al prossimo video. Ciao!